programma di governo per la legislatura. Incarichi nell'ufficio di presidenza. Banca dati, resoconti d'aula. I martiri del Col dell'Is. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale si è riunito l'8 luglio per l'illustrazione da parte del Presidente della Giunta regionale del programma di governo per la legislatura, cui è seguito l'ampio dibattito con l'intervento di tutte le forze politiche. In primo piano. Il lavoro sarà l'alfa e l'omega della nostra legislatura. Questa è la parola d'ordine lanciata dal Presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino nella seduta dell'8 luglio del Consiglio regionale, dedicata all'illustrazione del programma di governo del nuovo esecutivo. Alla comunicazione è seguito l'ampio dibattito con l'intervento di esponenti di tutti i gruppi consigliari. C'è stato un buon inizio della legislatura, il Presidente ha esposto le sue linee programmatiche in un clima disteso e noi abbiamo rilanciato su alcuni temi. Il PD considera centrale il rifinanziamento del settore sociale, il potenziamento del trasporto pubblico locale tagliato negli anni passati dalla Giunta regionale, il ripristino dei finanziamenti sul diritto allo studio, il recupero delle liste d'attesa che sono ormai andate fuori controllo. Insomma, tanti interventi che toccano la vita dei cittadini, che sono possibili e su cui con l'impegno di tutti possiamo dare una risposta in tempi rapidi. Abbiamo preso atto dell'intervento programmatico del Presidente Chiamparino con una lunga elencazione di quelli che sono i vari temi che investono la Regione. Io nell'intervento come Forza Italia ho voluto precisare che non c'è solo la gestione che è importante, la gestione ordinaria della Regione che ha 70.000 dipendenti col suo sistema allargato e sta vivendo anche ancora sempre un momento difficile sotto l'aspetto finanziario come tutte le regioni italiane, ma c'è anche il grande disegno della riforma istituzionale e costituzionale dove noi chiediamo che il Piemonte sia parte attiva sia nel difendere, nel tutelare gli interessi del nostro territorio, sia nelle proposte sulla nuova riorganizzazione del nostro paese. Vogliamo ridare fiducia e speranza alla comunità piemontese a partire dai più giovani, dagli studenti, per dire a tutti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che riavranno la borsa di studio e poi soprattutto dobbiamo intervenire sull'occupazione a partire dalla disoccupazione giovanile e noi abbiamo oggi introdotto il tema del Green New Deal perché noi pensiamo che dobbiamo non solo fare una riconversione ecologica dell'economia ma mettere in sicurezza il territorio e da questo creare sviluppo e nuove opportunità di lavoro. Abbiamo fatto il nostro discorso di insediamento parlando in breve delle nostre linee programmatiche, quindi non solo sanità e trasporti che sono le voci principali del bilancio della nostra regione, ma anche lavoro, quindi la possibilità di creare lavoro. E abbiamo fatto riferimento soprattutto a un documento della Commissione europea che parla di economia circolare e quindi come creare occupazione dalla tutela ambientale attraverso il riciclo della materia. L'ufficio di presidenza ha ripartito gli incarichi al proprio interno. Il presidente Mauro Laus presiede le commissioni nomine e regolamento e il comitato regionale di solidarietà. Il vicepresidente Nino Boeti è delegato al comitato resistenza e costituzione e ai rapporti con la presidenza dell'associazione ex consiglieri. La vicepresidente Daniela Ruffino è delegata alla consulta europea con la consigliera Angela Motta e al rapporto con la presidenza delle consulte femminile e delle elette. Il consigliere Alessandro Benvenuto è delegato alla consulta dei giovani e il consigliere Gabriele Molinari all'osservatorio sul fenomeno dell'usura. L'informazione e le relazioni esterne sono assegnate al presidente Laus con i vicepresidenti Boeti e Ruffino e la consigliera Motta. Pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale i testi dei resoconti di tutte le sedute consigliari, a partire da quelle della prima legislatura. Tra i servizi offerti dalla nuova banca dati, la possibilità di effettuare ricerche testuali con nomi di persona, grandi argomenti, parole specifiche, date delle sedute. Il testo di ogni seduta è inoltre scaricabile in formato PDF.